Beh, abbiamo risposto all'invito del Comune di Argenta di ripresentare la mostra di Dario Berveglieri che era già stata esposta a Ferrara nel 2005 e abbiamo colto l'invito e deciso di ampliare la mostra proponendo altri scatti che non erano rientrati la prima volta. E siamo molto soddisfatti dell'allestimento perché abbiamo visto che il Comune ha veramente colto gli aspetti fondamentali dell'opera di Dario, riuscendo a dare una, diciamo, un percorso d'allestimento che rispetta comunque il percorso umano e professionale di Dario. Certo, è molto difficile quando si deve operare una scelta, soprattutto di fronte ad un lavoro così vasto come quello di Dario, in cui tutto sembra eccellente e ad un certo punto bisogna comunque selezionare. Però diciamo che mantenendo appunto presenti i tratti peculiari della personalità di Dario e del suo percorso professionale, alla fine abbiamo scelto e siamo molto soddisfatti perché poi vediamo che si intuisce insomma tutto il suo cammino di persona e di fotografo. Ma l'associazione Dario Berveglieri è nata con l'intento di conservare, di promuovere l'attività che Dario aveva fatto nella sua vita professionale, quindi in campo fotografico. E ci siamo impegnati in questi anni per mostrare appunto quello che Dario aveva fatto dal suo punto di vista professionale. Ecco. Le mostre raccontano in modo particolare il lato professionale, ma come diceva anche Rita, è chiaro che da alcuni scatti, in modo particolare magari dai reportage, viene fuori anche un po', diciamo, il suo punto di vista, quello che era il suo punto di vista sulla vita. Cioè, lui si interessava ai temi etici, ai temi importanti della vita, non era una persona che fotografava così per fotografare. Era il suo mestiere, ma diciamo, il suo focus era comunque su temi importanti. L'associazione è nata quindi per promuovere il lavoro di Dario, ma quello che ci interessa fare, abbiamo anche già organizzato altre cose in collaborazione con altre associazioni e speriamo di fare altre manifestazioni chiaramente legate sempre al mondo dell'arte fotografica. Io come neopresidente cercherò di portare avanti questo lavoro e proporre delle idee che possano continuare a promuovere il lavoro dell'associazione e chiaramente quindi di mantenere vivo il nome di Dario.